Il socialista francofono Elio Di Rupo è incaricato di formare il nuovo governo belga dopo 337 giorni di stallo post-elettorale. Il leader vallone è il primo a oltrepassare il blocco dei partiti ottenendo la nomina da re Alberto II. Se per la stampa nazionale si tratta di una missione impossibile, per Di Rupo francofoni e fiamminghi si giocano l'ultima carta. Per darci collettivamente una chance di riuscita, ha detto, penso che dovremmo tutti insieme fare lo sforzo di partecipare a questa missione con la determinazione del primo giorno. Ma allo stesso tempo cercare un compromesso come se fosse l'ultima chance. Come se c'était la mission de la dernière chance. I belgi sono più volte scesi in piazza contro l'impasse post-elettorale, scegliendo il piatto simbolo del paese come vettore di unità, le patatine fritte. Le riforme delle istituzioni federali e l'economia sono i principali nodi da sciogliere. Di Rupo intende dare maggiore autonomia alle regioni, come voluto dai fiamminghi. Resta da vedere se ai conservatori fiamminghi dell'NVA e ai socialisti francofoni piacerà la ricetta.